Cari accademici, caro pubblico che vorrà seguire questa conversazione, mi presento e potrete vedere qui direttamente sullo schermo il titolo del colloquio di questa, di questa sera, Le pandemie influenzali nel XX secolo, tra parentesi in un attimo di amore per la storia della medicina. Io sono Lucio, Lucio Edoardo Maria Cocco accademico della nostra gloriosa accademia delle scienze e, e ordinario di anatomia umana. Come parlare un anatomista che parla di, di pandemie, parla di storia della medicina, la storia della medicina fa parte del nostro corso integrato di anatomia per gli studenti di medicina e chirurgia ed è una passione che ho sempre coltivato e che... Indubbiamente ha un'importanza notevole. L'importanza notevole perché conoscere bene quella che è la storia della medicina è importante e alcuni eventi che sono accaduti nel secolo passato ancora non entrano nella storia vera e propria. Per cui sarebbe bene, credo, importante ogni tanto ripuntualizzare alcune cose. Sarà un argomento un po' pesante, però per renderlo un attimino meno così pesante, parto con questa. Questa, questa quasi battuta, eh, mi sono ricordato del fatto che l'erisir di china manteneva sani come pesci. Era una vecchia pubblicità degli anni '50 della china Martini, con i cari, caroselli con calindri e volpi. Che poi dura minga, dura no, e eh, va bene. Però ridente mi dice: Era Quid vetat. Infatti, il chinino. Questa è la formula del chinino e questa è la formula del Camostat. Eh, so, si è visto che strutture molto molto simili che agiscono, e non sto qui a tediarvi da un punto di vista eh, metabolico, nella stessa identica maniera, ecco appunto questa sostanza, questo che è il chinino, con un lavoro uscito recentemente sulla rivista forse più importante che ci sia nel campo biomedico Cell, attribuisce proprio un'attività antivirale. Questo poi è la base dell'uso di, di quel farmaco che si chiama in commercio Plaquemil che va in realtà per l'idrossiclorochina dove poi ci sono anche tante storie storielline legate alla sanofia ventis e ai conflitti di interesse, ma che non voglio mettere in campo in questo momento. Diciamo. Ridentum, dice ridentem dice Revero, un qui Veta, forse un goccio di erisiri di china potrebbe far bene ancora oggi, non è un'esortazione all'alcol assolutamente. Entriamo nell'argomento. Cosa sono le pandemie e quelli, gli eventi quasi pandemici, quelli che noi abbiamo avuto nel secolo scorso. Si sono verificate tre pandemie nel XX secolo. Nel XVIII la spagnola H1N1 il nome del virus, nel 57 l'asiatica H2N2, il virus. Nel 68 l'influenza Hong Kong H3. N2, vedete una stretta correlazione, poi vedremo qual è con eh, il virus del 57. Però oltre a queste che sono state pandemie, e vedremo quanto pesanti sono stati in termini di costo di vite umane, oltre a queste non classificate come pandemie abbiamo altre importanti epidemie, pesanti anche queste, che si verificarono sia nel 47 che nel 77. Nel 47 era la pseudoepidemia H1N1, quindi in qualche modo si ricollega a quella che era stata la spagnola, nel 1977 di nuovo una recrudescenza di questi virus simili e dell'epidemia della cosiddetta influenza russa, che poi vedremo russa non era affatto. Tutte queste maggiori epidemie non mostrano una periodicità o caratteri prevedibili e differiscono una dall'altra, anche se in alcuni casi alcune previsioni erano state fatte, soprattutto per quanto riguarda la pandemia che stiamo affrontando oggi. Esistono prove scientifiche, però, a favore dell'ipotesi che le vere pandemie con modifiche di una parte recettoriale, l'emagglutinina, originino da: riassortimento genetico con il virus dell'influenza A degli animali, quindi l'origine zo, zoonotica è presente ed è sempre, sempre presente. Vediamole un po', esaminiamole. Io uso queste diapositive con eh, tutte le, eh, le cose che dico, scritte e riportate in modo che questo, questo colloquio possa essere comprensibile e spero non troppo noioso. Si stima che un terzo della popolazione mondiale fu colpito dall'infezione durante la pandemia del 18-19. Questa malattia fu eccezionalmente severa. Si pensi che la letalità è una letalità molto alta, eh, facendo la media un pochino forse eh, più bassa, ma eh, è tutta una questione poi di numeri e questi numeri ancora oggi non sono tanto precisi, quindi una, una letalità che si avvicina molto a quella del Covid. E Circa 50 milioni di decessi nel mondo, addirittura se ne ipotizzano fino a 100 milioni. I dati ovviamente si fa, sono un po' a volte così eh, non completamente eh, coerenti, sono dati raccolti eh, in tempi, eh, era nel periodo fine della, della Prima Guerra Mondiale, probabilmente una delle, delle grandi dimostrazioni di, di, di gioia per la fine di quella carnificina assurda eh, portarono proprio allo... Eh, allo spreading, come si dice, del, del virus. Negli anni 30 furono isolati i virus influenzali dai maiali e dagli uomini, e qui, attraverso degli studi di sieroepidemiologia, si mise in evidenza la relazione del virus con la pandemia del 18. Quindi si cominciò a studiare abbastanza e eh, si vide che i discendenti di, del virus circolano ancora oggi nei maiali forse hanno continuato a circolare anche tra gli esseri umani, causando epidemie stagionali fino agli anni 50. Negli anni 50 ecco che avviene qualcosa di nuovo, sempre una zoonosi. Virus nuovo, H2N2, che diede luogo all'asiatica, qui ho scritto 57, in effetti è 57-58. I virus imparentati a quelli del 1918 non diedero più segnali di sé fino al 1977 quando il virus del sottotipo H1N1 riemersa negli Stati Uniti causando una epidemia piuttosto importante nell'uomo. Da allora virus simili all'H1N1 continuarono a circolare in modo endemico o epidemico negli uomini e nei maiali, ma senza avere la stessa patogenicità del virus del, eh, della pandemia del 18. Nel, dal 1955, a partire da materiale autoptico che era stato conservato, furono isolati e sequenziati frammenti di RNA virale del virus della pandemia del 18, fino ad arrivare a descrivere la completa sequenza genomica di uno dei virus che erano stati isolati e quella parziale di altri quattro. Il virus del 1918 è probabilmente l'antenato di quattro ceppi umani suini, AH1N1 e H3N2, e del virus H2N2 estinto. Questa è una cosa da tenere presente perché il virus dell'Asiatica eh, dell è un virus che si è estinto, poi vedremo come e quando. Questi dati suggeriscono che il virus del 1918 era, era interamente nuovo per l'umanità e quindi non era frutto di un processo di riassortimento a partire dai ceppi già circolanti, come successe più tardi sia nel 57 che nel 68, era un virus simile a quelli dell'influenza aviaria, originatisi da un ospite che è rimasto comunque ancora sconosciuto. La curva della mortalità per l'età, Dell'influenza, dell delle vecchie influenze, curva che noi conosciamo in un arco molto lungo di, di tempo, oltre 150 anni, ha sempre avuto una forma ad U, con una mortalità più elevata tra i molto giovani e gli anziani. Invece, la curva della mortalità nel 18 è stata una curva doppio, W, W, incompleta, simile, cioè alla forma U, ma in più aveva un picco di mortalità nelle età centrali. Per poi, quindi ecco perché si definisce doppio W, per poi ritornare giù in basso. Nella centrale età che si riferiva ad adulti tra i 25 e i 44 anni. I tassi di mortalità per influenza e polmonite tra 15, nei soggetti 15, eh, tra 15 e 44 anni, ad esempio, furono più di 20 volte maggiori di quelli degli anni precedenti e quasi metà delle morti furono tra i giovani adulti di 20-40 anni, un fenomeno unico nella storia conosciuta. Il 99%, quindi noi abbiamo una parte di mortalità giovanile, però il 99% dei decessi furono a carico delle persone con meno di 65 anni. quindi sempre nell'arco di un'età non proprio giovanile, ma non possiamo neanche definirlo. Oggi si tende un 65 a farlo diventare quasi un anziano. Prima non doveva e non poteva andare in pensione, adesso di colpo è diventato qualcosa da, da mettere in riserva indiane. Cosa eh, che è, si è ripetuta eh, mai più, né nel 57 né anche nel 68. Fattori demografici non sono assolutamente in grado di spiegare questo andamento che è rimasto così poco conosciuto. Terribile questa, uh, uh, questa spagnola. E poi è rimasta anche molto forse nell'immaginario col, eh, collettivo più dell'asiatica, dell'H2N2, asiatica del 57 e 58. Uh, L'asiatica ha delle caratteristiche veramente eh, veramente molto molto, molto pesanti. Questo dopo la pandemia del 18, l'influenza tornò con quello che era la sua quello il suo abituale andamento che aveva negli anni 30, 40, eh, all'inizio degli anni 50, 57, si sviluppa una nuova pandemia. All'epoca però il virus venne isolato subito nell'uomo e venne studiato in laboratorio. Tranne le persone con più di 70 anni. La popolazione non aveva difese contro il virus, probabilmente i più anziani avevano subito una sorta di immunizzazione da quella che era stata la, la pandemia del, eh, del 18. Comunque, nonostante non esistesse una sorveglianza epidemiologica o di laboratorio come quelle che abbiamo oggi, il virus fu isolato immediatamente, studiato in tre grossi laboratori, in Australia, Melbourne, a Londra, Gran Bretagna e Washington negli Stati Uniti. Dopo il, dopo il riconoscimento che un'importante epidemia era in corso. Questa fu una cosa importante, cioè non si è stati così a, a, a perdere tempo. Il New York Times, in un articolo, descrisse l'epidemia che aveva coinvolto circa 250.000 persone in un periodo di pochi giorni ad Hong Kong e si partì subito, immediatamente. Non si disse e forse è quasi un'influenza, tranne in alcuni giornali italiani. Il virus fu rapidamente riconosciuto con i test di fissazione del complemento, mentre lo studio dell'emagglutinina virale mostrò che si trattava di un virus differente da quelli che erano stati isolati, dai ceppi isolati fino adesso nell'uomo. Questo fu confermato anche dal test della eh, neuraminitasi. Il sottotipo del virus dell'Aziatica del 57 fu più tardi identificato come l'H2N2. Sempre aviaria, il virus aveva diversi. Caratteri immunochimici che differivano marcatamente dagli altri ceppi allora conosciuti. Era una conoscenza abbastanza nota che nell'influenza le infezioni batteriche polmonari secondarie o concomitanti erano frequenti, questa è una cosa che i medici conoscevano bene, e ad esse erano dovuti mh, molti casi fatali. Nel 57 però si cominciò a vedere che la sovrapposizione batterica non c'era, per cui si parlava, si cominciò a parlare occasionalmente, i medici di allora dissero ma saranno polmoniti abatteriche. Però analizzando per bene durante l'asiatica del 57 quello che accadeva, il fenomeno... Delle polmoniti era un fenomeno di polmoniti virali, primariamente virali. Guardate quale purtroppo grossa coincidenza con quello che accade con il covid. In contrasto a quanto osservato nel 18. Le morti si verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani. Anche questa è un qualche cosa che ha uh, delle eh, similitudini con la uh, pandemia che stiamo combattendo oggi. In Italia i primi casi vennero segna segnalati giù nel, nel sud, nel meridione, nel mezzo della stagione più calda, era inizio agosto. Infatti, in quel mese un terzo della popolazione di Napoli già era tutta ammalata. Si andò avanti da prima e seconda ondata, e qui purtroppo andando alle similitudini dobbiamo essere un po' pessimisti, fino a marzo del 58. Tra polemiche, anche non troppo acute, eh, poche, poche, poche righe sui giornali, eh, l'unità accusò il governo blandamente di eh, aver fatto poco e eh, l'Italia comunque andò avanti non si fermò. Eh, Devo sottolineare che in quel tempo ci fu una uh, intelligenza da parte dei medici, non esisteva il Servizio Sanitario Nazionale, esistevano pochissimi dei presidi che abbiamo oggi, ma quei medici, eh, molti dei quali provenivano, avevano fatto erano stati negli ospedali da campo durante l'altra la orribile, orribile seconda guerra mondiale, eh, avevano avuto l'intuizione, la, la eh, capacità di evitare che ci fosse una trasmissione, fecero una specie di lockdown in maniera un po' così antelitteram, evitando che i pazienti andassero negli ambulatori, eh, prendevano il loro borsino, eh, a volte nei paesi del sud andavano in giro con la biga e con il cavallo, e tenevano tutte le persone ammalate, i loro parenti vicini, i parenti più vicini a casa finché non guarivano. Ma l'Italia dell'asiatica causò la morte di 30.000 persone e le stime dell'Istituto Superiore di Sanità parlano di circa 26 milioni di contagiati. Nel mondo i decessi superarono i 2 milioni e solo negli USA e negli Stati Uniti furono 116.000. I contagiati nel mondo, un calcolo più o meno approssimativo deve moltiplicare per mille il numero dei decessi. Il virus dell'Asiatica H2N2 però aveva un destino ben stabilito perché dopo una breve permanenza negli esseri umani scomparve. Dopo soli 11 anni soppiantato dall'H3N2 Hong Kong. Sembrerebbe dire come dopo 11 anni, da un punto di vista evoluzionistico, perché ci piaccio meno, ma l'evoluzione è, è, è padrona del mondo biologico e il virus, da un punto di vista evoluzionistico, è indubbiamente un nemico piuttosto, eh, piuttosto difficile da combattere per noi essere più evoluti. In ogni caso, un periodo di 11 anni è un periodo piuttosto breve, e il virus scomparve completamente, H2N2, non, non abbiamo avuto più traccia. Nel 68 che cosa accade? Come nel 57 vi è questa nuova pandemia, ancora una volta proviene dal sud-est asiatico, e anche questa volta fu la stampa a dare per primo l'allarme. Nel 57 fu il New York Times, questa volta l'epidemia scoppia ad Hong Kong, con il nome Hong Kong, e fu il Times a darne subito notizia. Nel 68, come nel 57, le comunicazioni con la Cina continentale erano poco efficienti, quindi non c'erano possibilità di contatti e di scambi. Poiché l'epidemia si trasmise inizialmente in Asia, ci furono importanti differenze con quella precedente. In Giappone, per esempio, le epidemie furono saltuarie, sparse e di limitate dimensioni fino alla fine del 68. Il virus poi fu introdotto nella costa occidentale degli USA con elevati tassi di mortalità, contrariamente all'esperienza dell'Europa dove l'epidemia nel 68-69 non si mostrò associata ad elevati tassi di mortalità. In Italia però l'eccesso di mortalità attribuita a polmonite di nuovo virale e influenze concomitanti fu eh, associato questo tasso di mortalità con la pandemia, fu stimato di circa 20.000 decessi, quindi non fu una cosa assolutamente leggera. Poiché il virus Hong Kong differiva dal suo antecedente dell'Asiatica del 57 per l'antigene dell'emagglutinia, però aveva lo stesso antigene della neuroaminidasi, si pensò che l'impatto variabile nelle diverse regioni fosse imputabile a differenze nell'immunità che si era già acquisita da parte della popolazione per quanto riguarda l'antigene della neuroaminidasi. Quindi, eh, Spagnola, Asiatica, Hong Kong, queste sono quelle eh, tre pandemie riconosciute nel XX secolo. Però abbiamo gli eventi quasi pandemici, pseudo-epidemie. Alla fine del 1946 venne un'epidemia influenzale che si sviluppò di nuovo in Estremo Oriente, in Giappone, in Corea e soprattutto tra le truppe americane e nel 1947 a molte altre basi militari degli USA, dove fu isolato il ceppo virale che sembrò molto differente dal virus dell'influenza A, per cui fu chiamato influenza A prime. Si ritiene che questa epidemia possa essere considerata una pandemia lieve perché si diffuse a livello globale, ma causò relativamente pochi morti. Si verò, in questo però si verificò una cosa che speriamo non accada, in altri casi purtroppo è accaduto con eh, l'HIV, si verificò il completo fallimento del vaccino, che non riuscì a proteggere assolutamente, poi erano i militari americani che venivano vaccinati, ma la protezione fu praticamente pari a zero. Il vaccino conteneva un ceppo H1N1 che è risultato efficace nelle stagioni del 43-44, 44-45. Negli anni successivi, quando furono caratterizzati sia il virus del 43 da cui era stato derivato il vaccino, che è quello del 1947, si osservò infatti che la sequenza di RNA virale era marcatamente diversa in quanto a composizione da quello del, del, dell'epidemia del virus che aveva scatenato l'epidemia nel 1947. Quindi era stato così un, un errore eh, da parte della, uh, della comunità scientifica. Del resto uh, uh, la scienza, soprattutto la scienza medica, purtroppo uh, è basata, non è che è basata, ma va incontro a tanti errori che a volte però sono le basi, ecco perché avevo detto basata, della conoscenza di nuove eh, acquisizioni che portano a risolvere i problemi più gravi. Nel 77 la famosa influenza russa, famosa perché insomma, così era stata eh, anche questa denominata con il nome di un paese eh, eh, lontano dalla, dal, dalla nostra Europa allora. Questa epidemia si era diffusa nel maggio del 77 e nel nord-est della Cina, per cui in effetti non era russa effettivamente, sì, confine della parte siberiana, ma insomma, essa si diffuse rapidamente, ma soprattutto o quasi unicamente nei giovani, giovani molto giovani, al di sotto dei 25 anni, con manifestazioni cliniche molto lievi, anche se erano tipicamente influenzati. Si ritiene che i giovani non fossero stati esposti al virus H1N1 progenitore che non aveva più circolato sin dal 1957, quando erano arrivati dominanti l'H2N2, e poi dopo divenne H3N2, quindi asiatica H2N2, H3N2 quando divenne Hong Kong. In effetti, la caratterizzazione antigenica e molecolare ha dimostrato che questo virus era molto simile a quelli già circolanti negli anni 50. Quindi abbiamo visto un po' quelle che, erano, quelle che sono state queste grandi, grandissime vere pandemie e le eh, cosiddette pseudopandemie o eventi simili pandemici. Qualche riflessione così verso la fine sull'asiatica. Con l'asiatica si moriva parecchio, si crepava parecchio, era brutto dirlo, un'influenza fu feroce, questa che arrivò nel 1957. Io ero all'elementare, ho ancora dei flash scolastici. Eh, ho dei ricordi di mio padre che era medico, era uno di quelli che andava in giro dalla mattina alla sera per evitare eh, che i suoi pazienti andassero nell'ambulatorio e quindi eh, trasmettessero ulteriormente il virus. Eh, questa, questa asiatica si ritirò, l'avevamo visto prima, a eh, parte gli 11 anni in cui il virus scomparve completamente, si ritirò. Aveva avuto però quella ondata che la portò avanti fino... Al eh, marzo del 1958, poi, però, ebbe un sobbalzo nel 69, quando eh, venne ribattezzata col nome di Spaziale. La Luna era appena stata conquistata, ma eh, così mh, era anche l'influenza quella di Hong Kong. Quindi lì vediamo questa, quello che l'H2N2, che poi diventa H3N2 era quello un mondo però e mi riferisco non più al mondo dell'Hong Kong ma al mondo dell'asiatica con ecco un po' le riflessioni che cominciano veramente su questa asiatica un mondo più arcaico che antico e oggi occorrerebbe un documentario in bianco e nero per ricostruire in un grande set l'atmosfera di quel tempo non c'era l'informazione di oggi e infatti dicevo che eh, ci fu un, una, un atteggiamento molto blando da parte della stampa, non ci furono delle, eh, degli attacchi feroci, fu tutta una cosa molto tranquilla, stranamente tranquilla. Si sapeva però che quando Mao stranutisce, quindi mi riferisco a quello che era accaduto nel 57-58 si diceva scherzando Mao stranotisce l'Europa si ammala Mao lo sapete benissimo è stato quel rivoluzionario eh, che ha completamente eh, riorganizzato il mondo cinese cui in quel periodo era particolarmente soprattutto nei giovani era particolarmente, particolarmente eh, noto e apprezzato e tanto per parlare dell'informazione, per quanto accadde nel eh, periodo del eh, 57 durante eh, l'Asiatico, il 57-58, eh, nemmeno il contagio, eh, stette piuttosto male, la moglie del Presidente della Repubblica, l'allora settantenne Giovanni Gronchi, riuscì a portare questa influenza in prima pagina. Però, torno a ripetere, più di 30.000 italiani ci lasciavano la pelle, più di 8.000 si misero a letto e stavano a letto per due settimane con delle febbre altissime, in totale ci furono 26 milioni di contagiati. Però c'è da dire una cosa, quindi drammatica, e questo significa che le persone che hanno vissuto e che ricordano questa esperienza in qualche modo forse hanno anche più forza di affrontare eh, la pandemia che stiamo affrontando oggi. Però c'è una considerazione da fare. E che porta a farmi dire che ci fu una misera, molto, molto misera considerazione e che la morte, sempre per polmonite virale, bestiale, bruttissima, colpiva a casa e si moriva vicino ai propri cari, a volte la mano, nella mano dei propri dei cari, delle persone più care, più vicine. Quindi una cosa che indubbiamente... Eh, dobbiamo tenere presente, dobbiamo considerare anche per comprendere il dolore maggiore che è stato vissuto e che stiamo vivendo ancora nelle condizioni attuali. Però, insomma, bisogna anche essere un po' così ottimisti e prendere, fare qualche battutina, così, sempre per quanto riguarda questa asiatica. L asiatica sembrava molto esotica, un tocco di magia, sempre magia cinese. Tutti i maschi facevano prima o poi delle battutine del genere. Ah, sono stato a letto con un'asiatica, puntini, puntini. Ma eh, quell'asiatica lì era un amante che, diversamente da questa che è imperversa eh, adesso, attaccava e uccideva i giovani perché i più vecchi. Sia nel 57 che più tardi nel 69 avevano già nel loro sistema immunitario degli anticorpi ereditati dalle influenze precedenti e dalle generazioni precedenti. Tutte, comunque, queste, queste, queste influenze, questi virus, tutti di origine eh, suina o aviaria, pollame, anatre, quindi sempre zoonosi, e tutte sbarcate. Questo bisogna tenerlo presente dalla Cina e da Hong Kong, che tra l'altro. Quando si parla di Asiatica, Hong Kong era colonia britannica. E, e un'altra cosa da tenere presente era che le frontiere erano chiuse, erano chiusissime, però il virus camminava e camminava con velocità notevoli proprio in questo periodo dell'Asiatico, i cui numeri spero non si raggiungono. Una speranza e un augurio che non si raggiungono perché rispetto ai due milioni di morti. Siamo, grazie a Dio, eh, ancora abbastanza lontani. Ecco, spero di non avervi annoiato troppo e eh, credo che in questa situazione grave, gravissima, l'Accademia possa dare il suo contributo con delle letture, con dei colloqui. Il mio, probabilmente il colloquio, il meno, il meno brillante, il meno. Eh, sì, brillante o il meno um, aulico di tutti, però spero che abbia portato almeno un'idea nelle nostre menti e anche nelle nostre coscienze di come si possa e si debba combattere per risolvere tutte le cose, anche quelle peggiori, anche le cose che sembrano irrisolvibili. È stato fatto in passato, l'hanno fatto i nostri vecchi, possiamo farlo anche noi. Vi ringrazio e buon proseguimento di giornata o di serata. Non so quando verrà trasmesso il video.